1, 2, 3, prova, sì. Prova, prova, sì. E prova, sì. Up, down, run!
questo pubblico che vedo qui numeroso. Grazie. Inizia, veramente è iniziata, però sta per concludersi la Valance Celebration Day, penultima giornata del ciclo di eventi promosso dall'associazione MUBAT, finalizzata a ripercorrere un importante momento storico che interessa la nostra comunità. L'amministrazione comunale ha fatto proprio il progetto e l'idea che lo pervade, consapevole della necessità di ricordare un evento così importante nella storia della Seconda Guerra Mondiale, anche della nostra città in particolare. Avalanche è stata un'operazione aeronavale della Seconda Guerra Mondiale che ha visto l'impiego di 180.000 soldati delle forze anglo-americane sulle coste del Golfo di Salerno, seconda solo allo sbarco in Normandia del 1944. La necessità di conquistare le coste da Pessum a Salerno ha indotto le massime autorità militari delle forze in campo a predisporre con dovizia di dettagli lo sbarco e la successiva conquista del nostro intero territorio. Il 9 settembre del 1943, alle 3 di notte, pochi giorni dopo l'armistizio di Cassibile, annunciato alla radio solo 7 ore addietro, quale primo atto ufficiale del nuovo governo, diretto dal maresciallo Pietro Badoglio, le forze alleate sbarcarono in diversi punti strategici del Golfo di Salerno, con il chiaro intento di ottenere significativi vantaggi per la conquista di Napoli e del suo porto. Nella nostra città giunsero molte unità, in particolare le truppe inglesi della 56esima divisione denominata Black Cat, guidata dal generale Templer, che dopo diversi giorni di battaglie riuscirono a conquistare il territorio, nonostante la strenua resistenza dei tedeschi e il sacrificio di molte vite, militari e civili, che noi oggi ci accingiamo a ricordare. I nemici di ieri oggi risiedono tutti al medesimo tavolo e da 74 anni, e speriamo per molto, i dissidi che pure esistono trovano una soluzione negoziale senza spargimenti di sangue. Oggi ricordiamo i caduti, ma per primo rendiamo onore a un generale italiano, Ferrante Vincenzo Gonzaga del Vodice, comandante della Guardia Costiera. Nella notte tra l'8 e il 9 settembre, appena dopo la proclamazione dell'armistizio, oppose un netto rifiuto alla richiesta tedesca di consegnare le armi, consapevole che la conseguenza alla sua decisione poteva essergli fatale. Il generale, quella notte, si guadagnò il triste primato di essere il primo alto ufficiale italiano ucciso dai tedeschi. Qui vicino, in località Buccoli, sacrificò la propria vita al giuramento di fedeltà che aveva fatto. Oggi ricordiamo la sua figura e gli rendiamo un sentito omaggio con un forte applauso. Passo la parola al presidente dell'associazione MUBAT, Edoardo Mattia Cafaro, che porgerà i suoi saluti prima dell'inizio di questo evento celebrativo. Grazie a tutti. Oggi è un giorno speciale per tutti noi. Un pezzo importante della storia di Battipaglia rivive grazie agli sforzi, alle energie e all'impegno fisico ed intellettuale di diverse persone che hanno fortemente voluto dare qualcosa alla propria città. Quello che cercheremo di rappresentare qui dietro tra pochi minuti. Noi cercheremo di riportarvi in ciò che poteva essere lo scenario al momento dello sbarco. Ovviamente anche per ci è sembrato non opportuno buttarvi giù dalle brande alle 4 del mattino, perché come è stato detto prima il primo arrivo delle forze di invasione è avvenuto durante la notte. Ringrazio le altre autorità, in particolare il sindaco per questo invito, ma l'intera città di Battipaglia, che devo dire ha organizzato un'iniziativa bellissima per ricordare un importante evento storico e soprattutto a vantaggio dei più giovani.
perché è giusto, come qualcuno ha già detto, ricordare chi ha dato il proprio contributo anche con il massimo sacrificio per garantire a noi e ai ragazzi che verranno, generazioni future, la libertà in cui possiamo vivere e la pace in cui viviamo. Quindi questa rievocazione è certamente un'iniziativa sanissima alla quale partecipo veramente con gioia, anche perché i militari, tutti i comandanti in particolare, rappresentano insieme alle bandiere di guerra dei reggimenti come il mio, che ha combattuto in molte guerre, i grandi valori di pace, di libertà e di stabilità che oggi permettono lo sviluppo del nostro paese e di tanti altri. Quindi benissimo questa iniziativa, esprimo ancora mia grande soddisfazione e ben venga questo stimolo per i ragazzi a ricordare e a tenere sempre presenti quelli che sono i massimi valori della nostra civiltà. Grazie ancora a tutti e congratulazioni per noi. Ringraziamento alle autorità civili e militari, religiose qui oggi presenti, ma soprattutto un ringraziamento ai genitori che hanno oggi accompagnato i loro figli qui ad assistere a questo evento. Il ringraziamento è dovuto esclusivamente a una motivazione: ricordare indubbiamente un momento culturale, ma ricordare soprattutto istruzione ed educazione al rispetto di valori ideali come la solidarietà, lo spirito di sacrificio. È un modello. Il nostro esercito era finito. Abbiamo salvato solamente la bandiera, l'onore. Sono ritornato in Italia nel 1946, sono della classe 1922, andai sotto alle armi. Il signor Rinaldi, ma i tanti italiani, tanti giovani, aveva 18 anni quando è partito, molti sono partiti anche prima, anche in età più precoci, soprattutto nelle ultime fasi della guerra dove c'era bisogno di tutto. E li ringrazio perché grazie al loro sacrificio e ai sacrifici di tanti altri. Alessandro dov'è? Io non lo vediamo. Però vi ringrazio tutti. Mi hanno fatto fare il giro e adesso si deve sedere. Magari quando le scuole, è importante trasmettere questo. Non c'è, sei fermo, non ti svegli. Ma devi stare fermo. Il senso di questa preghiera è ricordarvi, mandarvi a Dio e soprattutto ringraziare per il loro prezioso sacrificio, il sacrificio che proprio sussurro che noi ci auguriamo con molto tempo. Le cose forti, le cose veramente troppo, troppo preziose nella vita di una persona. La fede da parte di tuo padre e del Signore, molto efficace. Dottoressa, adesso vuole procedere.
persone che sono espresse, guardate che non sono Prendi.
Thank you.